Ciao, in questo video vogliamo fare qualche considerazione riguardo alla nostra esperienza in Germania con Matteo. Spero che questo video vi sia utile, nel caso vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale, ma iniziamo subito. In questa splendida mattinata abbiamo appena portato Matteo all'asilo con le biciclette. Finalmente dopo una settimana in cui è stato a casa perché non stava tanto bene. E adesso andiamo a fare colazione. Finalmente una giornata. Yeah. Ok, il tram è passato. Ok, allora abbiamo fatto colazione e siamo qua ancora al bar fuori, una bellissima giornata. E oggi in questo video vorremmo illustrarvi un po' come vivere in Germania con un bambino. Noi abbiamo, come sapete, Matteo che ha quasi 5 anni e va da circa un anno all'asilo qui in Germania. La situazione asili in Germania è abbastanza complicata, almeno a Lipsia è complicata, nel senso che ci sono tanti bambini. E non solo, anche in tante altre città tedesche la situazione è abbastanza sicuramente, noi parliamo incasinata. Di Lipsia perché conosciamo la realtà lipsiana. E tanti bambini e pochi posti, anche se comunque ne stanno costruendo, stanno cercando di ampliare l'offerta. Quindi trovare posto è veramente complicato. Noi appena arrivati abbiamo iscritto Matteo a una graduatoria comunale, che in teoria, insomma, una volta arrivato il tuo turno dovresti poter accedere agli asili, però non fateci troppo affidamento e fate da voi. Fai da te sempre la cosa migliore. Come abbiamo trovato il posto all'asilo? Per puro caso, fortuna per non dire altro. Abbiamo tentato un po' da soli contattando gli asili e tutto, però è complicato, ti dicono che non c'è posto. E la mia azienda ha cercato di aiutarmi iscrivendomi a un sito, unico.de mi sembra, che offre questi servizi di ricerca sì. Asili. Però poi nel frattempo ho parlato con un mio collega che peraltro non conoscevo, quindi ho conosciuto in quel frangente, che mi ha consigliato di contattare l'asilo in cui vanno i suoi figli e provare a sentire. Noi abbiamo telefonato, la direttrice ci ha fissato un appuntamento, siamo andati e ce l'ha preso praticamente subito. Praticamente è un asilo Montessori. Maria Montessori era un'educatrice italiana, ovviamente. Un po' di orgoglio nazionale. Sì, e il suo metodo è diventato molto famoso e si è diffuso in tutto il mondo. In pratica questo metodo prevede che i bambini facciano tutto da sé e che tutto all'asilo sia in funzione dei bambini e sia fatto a loro misura. Per esempio ci sono i tavolini bassi, le sedie basse, i bambini devono vestirsi e svestirsi da soli. Nel nostro asilo i bambini fanno il riposino al pomeriggio e si devono prendere il materassino, ogni bambino ha il suo materassino col nome e tutto quanto, perché così imparano a sapersela cavare da soli. Infatti non è raro andare a prendere Matteo e trovarlo con la maglia al contrario, i pantaloni al contrario. Quasi sempre, però scarpe almeno, al contrario talvolta. Però ci prova. E sì, poi infatti. Una cosa che a me fa tanto ridere è vedere questi insegnanti, ce ne sono certi che sono delle montagne, incastrati in queste sedioline mignon con le ginocchia praticamente in bocca, però vabbè dai. Comunque il nostro asilo costa 130 euro al mese, sì. So che in certe città sono più cari, le rette dell'asilo sono molto più care, però in alcune città sono quasi gratis e tutto sommato va abbastanza bene. Mentre la mensa, c'è un'azienda a parte che se ne occupa e costa 2,65 euro all'incirca a pasto. Ogni mese ti arriva una fattura che tu paghi tramite conto bancario. Quando il bambino è assente si può comunicare alla mensa che evita di preparare il pasto, così si risparmiano quei soldi. Non paghi i pasti che non fa. Siamo in un parco e tornando al discorso bambini, Lipsia è una città abbastanza a misura di bambino. Ci sono tanti parchi, tante aree verdi, abbastanza curate, quindi è facile far giocare i bambini. Già solo vicino a noi ci sono due o tre parchi. Il fatto che la domenica i centri commerciali siano chiusi invoglia la gente a venire al parco. C'è da dire che i tedeschi non temono troppo il freddo, appena vedono un raggio di sole stanno fuori buona parte della giornata, magari fanno il picnic, è bello stare a contatto con la natura in mezzo agli alberi. E fa bene anche alla salute. Un altro incentivo per le famiglie è il Kindergeld, ne avevo già parlato in un altro video. E devo dire che è una bella cifretta che comunque aiuta a pagare l'asilo, aiuta a pagare le varie spese che si hanno ogni giorno per i propri figli.
e nell'ultimo periodo è anche aumentato, come è aumentato generalmente il costo della vita. Siamo passati a luglio da 194 euro di prima ai 204 al mese. Adesso addirittura a gennaio parlavano di aumentarlo a 215 euro. Niente male. Allora, un altro argomento importante relativo ai bambini è il pediatra. Per i bambini funziona come per gli adulti, quindi tu porti il bambino dal primo pediatra che capita e se a posto diventa il medico di base, insomma, puoi andare sempre da lui. E ovviamente se vuoi puoi cambiare, se non ti piace o quant'altro. Noi abbiamo portato Matteo la prima volta dal suo pediatra nel febbraio 2018, in quanto si è preso la varicella. E devo dire che abbiamo avuto fortuna, in quanto abbiamo trovato un pediatra competente. All'epoca era molto vicino a casa, poi ci siamo trasferiti ed è un pochino più scomodo, però col tram si arriva direttamente. Noi portiamo Matteo solamente per le emergenze, quindi in caso di bisogno o in caso di necessità, vaccinazioni, visite. E si può prenotare via internet, c'è un sito con cui puoi appunto programmare un appuntamento. Anche i bambini hanno una tessera sanitaria, sono coperti dall'assicurazione sanitaria nazionale. Il mio lavoro paga sia la mia assicurazione che la sua. C'è un tesserino senza foto per i bambini. Matteo negli ultimi mesi ha cominciato a frequentare anche una logopedista, o meglio c'è una logopedista tramite l'asilo che va una volta alla settimana e vede un tot di bambini perché ha dei problemi di pronuncia. Non sono solo relativi al tedesco, ma sono anche relativi all'italiano. La cosa è gratuita, quindi noi non paghiamo niente di più, ma è prevista dall'asilo. Tra l'altro tramite asilo sono previste anche un tot di visite mediche. Comunque sì, si sono visti parecchi miglioramenti in questi mesi, mentre sul tedesco è ancora un pochino indietro. Sì, siamo ancora ai saluti. Sì, poco altro. Se non qualche parola, ma... Comunque adesso trovo che il bambino comincia a rendersi conto della doppia lingua. Cioè, fino a un annetto fa, due anni fa, Matteo guardava video su YouTube in tutte le lingue. Lui non si rendeva conto, le vedeva in polacco, in russo, in giapponese. Cinese. Adesso invece seleziona e cerca proprio l'italiano perché è la lingua con cui probabilmente si trova più a suo agio. Una volta ha visto un cartone su Netflix in inglese e mi ha chiesto se era in tedesco. Quindi comunque si rende conto che parlano un'altra lingua e comincia a scoprire le differenze. Altra cosa che ci siamo dimenticati di dirvi è che gli asili qui non chiudono mai, quindi anche d'estate sono sempre aperti. Questa è una buona cosa. Per chi lavora. Sì, perché di solito le coppie lavorano entrambi e quindi può essere complicato gestire la giornata lavorativa. Almeno così. Poi fanno varie feste, vanno... Dei periodi di chiusura, che però sono molto meno che in Italia, cioè a Natale vengono chiuso una settimana. Invece per le scuole ci siamo informati, sempre tramite il suo collega che avevamo incontrato a una di queste feste dell'asilo, e ci ha detto che praticamente le scuole elementari sono ovviamente come in Italia obbligatorie e che i periodi di chiusura sono diversi dai nostri, fanno più o meno lo stesso periodo, solo che i nostri sono tutti concentrati d'estate. Qui è più spalmato nell'anno. Sì, magari fanno, adesso non so bene di preciso i periodi, però magari fanno 2 settimane a Pasqua, altre 2 o 3 settimane a Natale, 2 settimane ad agosto. E quindi anche per chi lavora bisogna prendere le ferie in quei determinati periodi in modo da non interferire con la scuola, perché sono molto severi e non si può stare a casa senza motivo. Ma sono commestibili questi affari? Sono tantissimi. Che dici, proviamo la fortuna e la assaggiamo? Ma anche no. Così sarà l'ultimo video di Lost in Lipsia. Ma anche no. Metto. Alla prossima. Ciao ciao, ciao. Seguiteci.